Ma voi conoscevate il rituale simile o comunque collegato a quello di Bloody Mary? Certo, tutti quanti oggi conosciamo la leggenda di Bloody Mary, dell'uso dello specchio, del chiamarla dalle tre a altre numerose volte, ma pare che quest'altra leggenda, o comunque questo rituale, fosse collegato in parte a Bloody Mary, perché c'è appunto l'uso delle candele e dello specchio, o comunque anche dello stare al buio con questo famoso specchio. Era un rituale che all'epoca svolgevano molto le ragazze in età adolescenziale, in età da marito. E adesso vi spiego perché. Ovviamente faccio una parentesi, un rituale che numero uno non succede niente, parliamoci chiaro, che è semplicemente una leggenda che vi riporto. Numero due, non lo rifate perché vi rompete la testa, è pericoloso, quindi no, assolutamente no, ok, ok. Allora, questo rituale consiste nel, ovviamente bisogna avere una rampa di scale, poggiare al muro di fronte le scale uno specchio, in modo tale che riflette appunto, no, quando voi salite le scale. Dopodiché, ovviamente in una stanza o in un luogo buio, voi dovete salire a ritroso queste scale. Quindi al buio, dandogli le spalle, salire a ritroso, no? Le scale, capite che è pericoloso, con luce o senza luce è pericoloso, quindi no, io ripeto il mio no. Però continuiamo. Una volta insomma presi tutti questi ingredienti, al massimo c'è chi dice si poteva usare una candela, la luce di una candela, fate questo rituale. Comunque facevano le donne, non fate, facevano, è meglio. Le donne, donne e uomini, ma a quanto pare principalmente donne, questo rituale, e si diceva che all'epoca fossero due le figure che avresti potuto intravedere all'interno di questo specchio. Se eri fortunata, quello che vedevi era il volto del tuo futuro marito, no? Dell'uomo a cui eri destinata. Se eri invece sfortunata, quello che vedevi era un teschio, e il teschio, ahimè, significava che saresti morto prima del tuo matrimonio, quindi all'epoca significava morire giovanissimi. E, ripeto, è collegato in parte a questa famosa leggenda di Bloody Mary, a causa appunto dell'uso dello specchio, della candela e del buio. Anche qui poi ci sono un po' di varianti, c'è chi dice che si usa la candela, chi dice di no, però la leggenda di quell'epoca voleva che si facesse questo rituale, uno dei tanti poi tra l'altro, per scoprire l'identità del proprio futuro marito. Diciamo che se vedevi un teschio non eri proprio fortunata, o forse sì, chi lo sa. E voi conoscevate questa leggenda? Conoscete la leggenda di Bloody Mary? Ovviamente, ripeto, non replicate certe cose, assolutamente no. È una leggenda che ho conosciuto un po' di tempo fa, ho pensato di riportarvela. Fatemi sapere cosa ne pensate giù nei commenti, se volete altri video simili, come ecco anche chiacchierate, stile chiacchierata, e io vi do un abbraccio di luce, alla prossima e fate bravi, mi raccomando, ciao ragazzi!